Spetta ai giovani maestri attuare questa feconda idea moderna, che l'istruzione è un sacro dovere civile al quale l'Italia non può, non deve sottrarsi. Se pensate che ancora oggi 2/3 di italiani non sanno né leggere né scrivere, comprenderete come l'istruzione sia la pietra fondamentale per attuare il miglioramento della società. A questo scopo vi ho preparati con orgoglio e con fede in questi 3 anni, ma non posso nascondervi le difficoltà che vi attendono. La vostra missione di civiltà non sarà ovunque apprezzata, anzi, spesso sarà ostacolata dall'indifferenza o addirittura combattuta dall'ostilità. Voi poi non sarete che dei maestri mal pagati in oscuri villaggi di campagna, soli, senza legami di famiglia o di parenti, né consiglio di amici. Eppure, non c'è coscienza più alta e più invidiabile per un uomo che possa dire ogni sera a se medesimo: oggi ho messo un'idea nuova, dettato un sentimento nobile, corretto un difetto, gettato un buon seme nel cuore di un fanciullo. Questa missione vi compenserà di tutto. E ora andate e che la fortuna vi accompagni. E lei, Ratti, rimanga. Prenda. Le sarà di grande conforto averla con sé. Le raccomando il mio povero figliolo dal letto di morte. Mia madre. Sì. L'ha scritta l'ultimo giorno della sua vita. Ha voluto che io vegliassi su lei. Grazie. Ho sempre sentito nel suo sguardo una forza che mi animava al lavoro. Era come se ritrovassi qualcosa dell'affetto paterno che avevo perduto tanto presto. Lei è un bravo e buon giovane. Sia coraggioso e miri sempre in alto. Thank you.
Ehi, ragazzi, venite in testa che c'è più posto! Samis, qui! Uno scompartimento vuoto! Ah, meno male! Ratti, vieni! Avete trovato? Sì, vieni, uno scompartimento tutto per noi! Finalmente! Allora. Ce la facevo più, ho girato tutto il treno! Meno male! Finalmente! Ecco, adesso! Il professore ci voleva impressionare. Ci ha dipinto un futuro così nero. Io per il momento ho un gran conforto. Quale? Quello di non sentirti più russare in pensione. Di che ti lamenti? Se non fossero stati i miei sibili a tenerti sveglio, non saresti riuscito prima agli esami. Ah, questo è vero, guarda. È libero, che ti posto? Certo. Sì, sì, venga, sì. Dì qua a noi. Grazie. Prego. Signorina, vuole proprio partire. Ma che bisogno ce n'è? Sì, sì, Maria. È la decisione migliore. Non posso più vivere di ricordi. E suo padre? Io spero che un giorno mi capirà. La prima volta che la vedo uscire di casa. Andare senza nemmeno la sicurezza di un posto. Ho una supplenza. Maestra di campagna lei, signorina. Ma come l'accoglieranno? In questi paesi non sono abituati a vedere arrivare una donna sola. Una donna che lavora. Maria, questo sarà finalmente vivere. Tutto è preferibile alla tristezza della nostra casa. Signori in carrozza, cara, signori. Cara! Carrozza. E se arrivasse una lettera di lui? Non arriverà. E poi a che servirebbe? L'ho aspettata troppo a lungo. Addio, Maria. Mi hanno detto che è appena un borgo. A me hanno detto che Garasco è un bel paese. Io non ho chiesto nessuna informazione. So che devo scendere a Casariga e basta. Quello che è certo, non mi lascerò mettere il piede sul collo da nessuno. Io sono molto contento di partire. Ho una grande curiosità di vedere la prima stazione del mio pellegrinaggio. Ah, tu sei sempre troppo idealista. Io la vedo una vita dignitosa, tranquilla, con i suoi vantaggi. L'insegnamento è un mestiere come un altro. Magari mio zio si fosse deciso a lasciare a me l'eredità, avrei scelto una carriera più redditizia. Per me invece ha scelto la natura. Io sono nato, maestro. Anche se i miei parenti fossero stati ricchi, avrei finito ugualmente con l'insegnare. Lui ha la vocazione. Ridete come volete, ma io sono stato un bambino povero. Poter dare a chi non ha mai avuto nulla, istruire, educare, beh, è meraviglioso. Il maestro del cuore. Scusi, prego. Per Garasco. La prossima fermata, signore. Grazie. Prego. Mm.
lasci, signorina, faccio io. Comincia già a far freddo. Io scendo alla prossima. Sam, mi dispiace. Resterà solo. Signore? Signore? Siamo quasi giunti a Carrasco. Grazie. Ecco. Arrivederci. Oh, Antonia, lei su a mettere in ordine la stanza. Il segretario vuol farla vedere al maestro. Ah, quello nuovo. Ogni anno il sindaco ne cambia uno. Lui ha la mania dell'istruzione. Per me, vedi quegli alberi? Sono cresciuti grandi e grossi e non sono mai andati a scuola. Beh, ma il sindaco è una persona istruita ed è naturale che la pensi in un altro modo. Dicevo così per dire. Dunque, guarda la stanza. Prima mettere a posto. Buongiorno, signor maestro. Buongiorno. Scusi. Prego. Grazie. Sì? Signor. Ah, ecco, l'abbiamo trovato. Sono il sindaco. Oh. Lei è il nuovo maestro, sì, vero? Signore, Emilio Ratti. Bene, un giovanotto, tanto meglio. Il signor Goli, segretario comunale. Piacere. Benvenuto a Carrasco. Grazie. Ha già fatto un giro per il paese? Sì, signore. E che impressione ne ha avuto? Beh, buona, bei dintorni. Vero? Sì. Quelle montagne là in fondo, per esempio, sono la mia passione. Il signor sindaco è un alpinista di prim'ordine. Modestamente, modestamente. C'è molta pace, una grande quiete. Mi sarà più facile insegnare qui. Sa, è il mio primo anno. Meglio, meglio. Non avrà prevenzioni. Sapesse che cosa vuol dire combattere con certi maestri. Ma io ho dichiarato guerra all'ignoranza, all'oscurantismo. Se vogliamo entrare lì, gli faremo vedere la sua sì, aula. Benissimo. Grazie. Lasci pure. Arturo, per cortesia, porta questa al municipio. Grazie, molto prego, gentile. Prego, maestro. Prego. Ho delle grandi idee. Voglio istituire la prima scuola serale del circondario. Bene. Ah sì, perché il popolo non vive di solo pane, ma bisogna istruirlo, elevarlo. È vero. Vogliamo andare? Un momento, prego, prego. Grazie. Cosa ne pensa del locale? Beh, no, 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 non guardi adesso, vero? Tutto questo va rifatto, rifatto un'altra volta. Vede, sfonderemo da questa parte, butteremo giù quel muro là in fondo, di qui costruiremo tutta un'ala nuova, e poi grandi finestre, aria, luce, e sì, anche tutto... Tutto il materiale sarà rifatto, sì. Tutto. Goli, sì. Ma questa è la corona della premiazione. Ma come io fino da giugno avevo detto di portarla via, faremo molto, molto.
Fra 2 anni avremo la scuola più bella di tutto il circondario, ma lei dovrà aiutarmi molto. Con entusiasmo, sai, ho tanta voglia di fare. Ah sì? Bravo, faremo, faremo. Prego, prego. Grazie. Maestro, faremo, prego. Oh, la maestrina Rabbiani, ora gliela presento. Buongiorno. Permette, signorina, il signore è il nuovo maestro. È migliorato. È un talento, eh? Ha un avvenire letterario. Ma io non sono degna di tanti elogi. Ha un'immaginazione così fervida. Scrive i suoi pensieri in giro per i campi. Già, ed è brava anche nella declamazione. Sì. Mi volete confondere? Io ero venuta per la corda della campanella, signor sindaco. Ah, subito, signorina! Sono subito da lei! Prego, prego! Signor Goli, sì. Vuol presentare il maestro al signor Toppo? Certo. È l'assessore all'istruzione e abita lì, in quella casa. Cioè, mi scusi, signor sindaco. Mi dica! Devo presentarle una nota per il materiale occorrente. Sa, a Torino ho visto dei bellissimi cartelloni colorati per insegnare la botanica. Ma come, segretario? Beh, manchiamo di queste cose nelle nostre scuole? Oh, io provvederò ipso facto, infallantemente. Andiamo, grazie, andiamo, signorina. Prego, mi dica. Scusi, ma... Prego. Per lo stipendio. Ah, oh, venga uno di questi giorni in municipio, ecco. Parleremo di tutto. Grazie. Intanto, ben arrivato, caro maestro. Molto gentile. Prego. È fortunato insegnare in questo paese. Sì, dico, con un sindaco come il nostro. Sì, deve essere una persona colta, dalle idee liberali. Un gran signore. Possiede la più ricca proprietà del paese e ha 2 case a Torino. Ah, ma non è la ricchezza che conta. È che è un fior di galantuomo, ecco. Un cuore di Cesare. Vengo. Oh, il signor segretario. Permette pochi minuti? Venga. Permesso. Volevo presentarle il nuovo maestro, il signor Ratti. È arrivato oggi. Scusi, mi trovo in questo stato. Sa, torno adesso dalla campagna. Male, per piacere. Piacere sa, mio. Oggigiorno, se non si sta sempre sopra i contadini, la proprietà non rende più niente. Ma prego, s'accomodi. Grazie. S'accomodi. Hai credito, segretario? Venga. Che si sieda. Grazie. Ha portato con sé qualcuno della famiglia? No, nessuno. Sa, non ho più nessuno al mondo. È solo. Bravo. Si troverà benissimo qui tra noi. Qui è tutta una grande famiglia. Poi i giovanotti come lei non restano soli a lungo. Trovano subito una brava ragazza, modesta, istruita. Tilde! Le voglio presentare mia nipote, maestra patentata, sai? Ah. Tilde, dai, pugia! Guarda, è arrivato il nuovo maestro. Questa è mia nipote. Piacere, signorina, è migliorato. Piacere. Qui ci vuole una bella bottiglia per festeggiare il suo arrivo a Garasco, eh? Grazie. E così è maestra anche lei. E dove ha studiato? A Torino. Si è diplomata lì come lei, non è vero, signorina? Sì. Qualche anno fa. Che momenti sono quelli. Io sento ancora i brividi solo a pensarci. Se ne ricordano, signorina. Sai, io l'ho fatta studiare in uno dei primi collegi. Ecco. L'istruzione, che grande invenzione. Contento, eh? Ha trovato una collega, così avrà modo di sfogarsi. Lei deve avere una gran passionaccia per l'insegnamento. Questo ormai è l'unico legame che ho al mondo. È solo? Sì. Ma ho i miei libri, sa, li ho portati tutti con me, sono una ventina. Se le vuole posso prestarglieli. No, non si disturbi, grazie. Non ho tempo per leggere. Sa, sono tutto il giorno in faccende, la casa, lo zio. E poi c'è la campagna. Bisogna pure che scappi a dare una mano. Oh, senti come parla, neanche fosse una poveretta. Quante volte t'ho detto che devi mandare la serva, eh? Tu sei istruita, devi fare la signora. Non sai la fortuna che hai avuto. Ai miei tempi mica c'erano le scuole, sa. Io parlo come mangio e firmo con la croce, ma mi sono fatto tutto da me. Falegname, muratore, passate tante.
E adesso che grazie a Dio non possiamo lamentarci, guarda che figure mi fa fare. Quello. Altro che lamentarsi, ma se lei è tutto in paese. Lo può ben dire. Pensi, signor maestro, io devo sorvegliare la costruzione della strada, io occuparmi dell'asilo infantile, io della congregazione di carità. E a noi, poveretti, non rimane mai niente da fare. Lei è sempre occupato a organizzare feste con il signor sindaco. Anche le feste ci vogliono, no? Ma a proposito, non dovevamo festeggiare l'arrivo del signor Ratti? Giusto, giusto. Subito. Non si incomodi, ma per carità, un goccettino. Grazie, poco, grazie molto. Sì, il nostro segretario. Grazie. È per me. Allora, salute, ben arrivato. Si siede, si siede. Sa, durante le vacanze ho preparato un grosso elenco di esercizi da far fare in classe. Se lei volesse darvi un'occhiata, io vorrei mostrarmi sicuro davanti ai miei ragazzi. Sa, ma io ho fatto solo un po' di supplenza quando si ammalava qualcuno. Ma lei cosa pensa? Io credo che bisogna soprattutto dedicarsi all'educazione del carattere. Sono convinto che ripetendo senza stancarsi mai idee belle e buone, qualcosa resterà sempre dentro. Sì, però certe volte i ragazzi sono cattivi. Ma per questo dice bene lo Spencer. Bisogna combattere la vigliaccheria, la crudeltà, l'egoismo con tutte le forze. Cercare di far sentire ai ragazzi l'orgoglio di essere leali e generosi. Senti, signor segretario, questi sì che sono maestri. Lei deve venire spesso qui da noi, sarà di casa. Così parla con mia nipote, ci fa un po' di coraggio, la vede? È lì timida, spaurita, sempre. E sì, anche a lei ci avranno detto tutte queste belle cose, no? Certo, è patentata. Sì. A proposito, signor segretario, nel prossimo consiglio comunale bisogna farla finita con lo scandalo della sezione femminile, vero? Ne parleremo in un altro momento. È un discorso che mi scotta la lingua, non si può più sopportare una simile birbanteria. Scusi, sa, ma io chiamo le cose con il loro nome. Forse lei esagera. Ma che esagero, esagero. Si figuri, una maestra che non ha mai neanche visto il colore d'una patente, che non sa tenere la disciplina. E questa poi è... Oh, le basti sapere che per punizione costringe ancora le bambine a fare la croce con la lingua sui mattoni e alle più grandi ci dà un colpo col ditale qui, in mezzo alla fronte, che si riconoscano per la strada. Dica che non è vero. Sì, è vero, non discuto, ma... E vuol sapere la verità, perché si sopportano certe cose a dispetto di voi, insegnanti patentati? Perché è la sorella del delegato. Beh, ne parli alla giunta, eh? Lei è assessore, è sovrintendente all'istruzione, se non ascoltano lei, caro sovrintendente. Senta con me, il burro attacca niente, non attacca. Ratti, se vogliamo andare a vedere per la camera. Oh, già. Scusi, me ne ero dimenticato. Arrivederci, signorina, sì. E grazie di tutto. Buonasera, niente. Grazie. Arrivederci. Arrivederci, eh. Arrivederci. E venga presto, l'aspettiamo. La ringrazio. Mia nipote sarà contenta. E poi si deve bene tra maestri. Già, patentati. Prego, prego. E grazie di nuovo. Per carità, per carità. Arrivederci.